Eccoci qua, ben ritrovati, una nuova puntata di Una finestra sul mondo e oggi insomma parliamo di un argomento che più o meno ci sta coinvolgendo un po' tutti, insomma, ovvero l'aumento dei prezzi. E sì, perché appunto in questo periodo stiamo assistendo a un aumento generale, no? Relativo ai prezzi dell'energia, del carburante, del gas, del grano, con appunto delle conseguenze problematiche per le aziende e per noi consumatori. Nei primi tre mesi del 2022 le bollette della luce hanno subito un rincaro del 55% e quelle relative al gas invece del 41,8% in più rispetto allo stesso periodo nello scorso anno. Ma come mai c'è stato un aumento così repentino? Beh, ha influito sicuramente la crescita della domanda, no, di gas dovuta alla ripresa economica dopo l'emergenza Covid e alla maggiore industrializzazione dei paesi orientali. Inoltre l'Italia importa più del 40% del gas dalla Russia e in questo periodo ovviamente di tensione anche i prezzi sono aumentati. Il governo ha tentato di arginare questa grave crisi, per esempio riducendo l'IVA sul gas al 5%, oppure modificando gli oneri di sistema e rafforzando bonus sociali di luce e gas. Ma evidentemente tutto questo non è bastato, anche se comunque era necessario. Mario Draghi e il ministro della transizione energetica Roberto Cingolani hanno presentato a Bruxelles gli scorsi giorni un piano per fissare il prezzo massimo in tutta l'Unione Europea, appunto relativo al gas. Ma stanno poi anche lavorando, insomma, a un piano dedicato esclusivamente all'Italia. Vedremo se, insomma, ci saranno dei risultati a breve. È aumentato inoltre il prezzo del carburante, lo abbiamo visto tutti. In questi giorni infatti la benzina e il gasolio hanno superato di molto i 2,20 euro, insomma, poi non dico nulla di nuovo perché tutti avete visto ovviamente. Questo non è mai successo prima, o almeno così un aumento così repentino. Roberto Cingolani, pensate, il ministro appunto della transizione energetica, addirittura ha parlato di truffa. Infatti solo in Italia i prezzi sono aumentati di così tanto e così velocemente. Infine anche il costo del grano è arrivato a dei livelli massimi, si parla, pensate, di circa 450 euro a tonnellata e la farina è salita a 100 euro a tonnellata, anche qui delle cifre impressionanti. La Russia e l'Ucraina poi sono rispettivamente terzo e nono produttore mondiale e la guerra ha causato il fermo di circa 140 navi dei diversi paesi nei porti dell'Ucraina. Questo poi ha causato un timore generale, no, nelle persone e per questo motivo c'è stata letteralmente la corsa ai supermercati negli scorsi giorni e ancora oggi. Bisogna dire che comunque al momento non c'è una carenza di grano e i rifornimenti continuano a essere garantiti, quindi stiamo tranquilli, nonostante alcuni giorni fa appunto fosse stato indetto uno sciopero da parte delle imprese di autotrasporto, quindi stiamo tranquilli. E poi, voi, insomma, siete andati a fare questa corsa al supermercato per rimanere senza scorte oppure no? Eh beh, questa domanda l'abbiamo fatta ai nostri intervistati, il nostro inviato, come sempre, è tornato al mercato e vediamo un po' cosa gli hanno risposto. La sua ultima bolletta di luce e gas è aumentata di parecchio rispetto alle precedenti? Ma non me, no, perché guarda, lì guarda tutto mio marito. E allora io non so proprio niente, mi dispiace. Veramente più o meno, più o meno, la non raddoppiata come dicono, almeno adesso, poi la prossima non lo so. No, neanche tanto, o c'ho l'Enel io. Bene o male, più o meno come prima, almeno io ho pagato così. Eh beh sì, è aumentata, sì. No, la nostra no. Perché noi abbiamo fotovoltaico, lavoriamo con fotovoltaico con la batteria di accumulo e la bolletta è sempre più o meno stabile. È aumentato il trasporto delle bollette, della luce, ma quelle lì sono gli accessori che sono aumentati, la luce no. Che cosa sta facendo per risparmiare? Cerchiamo di non accendere tante luci. Però questo lo posso fare io, che siamo solo io e mio marito, ma dove ci sono i ragazzi hanno bisogno del computer e di tutte le cose che servono, non possono farlo. Casa mia siamo in due, risparmiamo già.
Ma normale, no? D'altra parte quello che ti serve, boh, stiamo lì a guardare il tutto, se no guai. Ah beh, guardi, io non è che mi illumino così tanto, cerco di per esempio lavare, lavo a basse, più basse temperature, e, insomma, tutte piccolissime cose che tutto assieme fa. Niente di particolare. Io, guarda, non sono mai a casa perché sono sempre dai nipoti. E allora risparmio. L'aumento del gas e del carburante ha portato il governo a trovare delle nuove soluzioni per non dipendere più dalla Russia. Secondo lei sarà possibile? Non lo so. Non saprei proprio, perché qui fanno tutto quello che vogliono. Speriamo. Con un po' di buona volontà tutto si fa. Io penso di sì, no? Non immediatamente, però ci vorrà un po' di tempo. Però ci sono altre nazioni che hanno gas, cioè che possono darci. Ma io spero che ci riesca, perché se andiamo avanti così andiamo mica bene. Pur avendo la macchina a gas, ma però l'aumento c'è stato abbastanza alto. Risparmiamo lo stesso, ma c'è stato abbastanza un aumento significativo. Lì dipende da tutte le teste che abbiamo in giro, non lo so, sia di qua che di là, non lo so. Spero che prendiamo la roba nostra, di tutte le cose. È aumentato anche il prezzo del grano e in molti hanno preso d'assalto i supermercati per acquistare pasta e farina. Anche lei ha paura che non ci siano più scorte per tutti? Ma l'Italia è il paese del grano, non vedo il motivo in cui non ce ne possa essere. Non c'è mai mancato niente. Speriamo, dai. Fanno ridere perché dov'è, non so se è Ferrara, 9,80 euro il pane. Allora, lì sono ladri, così. Cioè c'è l'aumento, ma speculano anche tanto. E in molti infatti sono andati nei supermercati a prendere. Sì, ho visto. Ma lei ha paura che sono... No, assolutamente no. Io sarà perché anche sono sola. Ma non ho fatto scorte, assolutamente no. Io penso che, cioè, quello fa solo lievitare i prezzi. Ecco. No, non vado a fare speculazioni su quel lato lì. No, non ho paura di niente. Alla mia età cosa devo avere ancora paura? Di niente. Vivo, sto bene, tranquilla. Scorte? No. Però, ti ripeto, noi siamo solo due adulti, ma dove c'è una famiglia si deve aggiustare. Io vado quando ho bisogno, non è che non mi faccio la scorta in casa, perché ho visto tante volte che fare le scorte e poi succede niente. Comunque, se poi succede, pazienza, dimagriamo. Molti di questi aumenti dipendono ovviamente dalla terribile guerra che è scoppiata in Ucraina. Che cosa ne pensa di questo conflitto? Non lo so, sono tutti e due che non cedono, qualcuno dovrà cedere, no? Non lo so. Anche far morire tanta gente così. Vedi sti fisti, io non accendo neanche più il televisore, a parte che non ho tempo. Ma poi appena accendi vedi questi bambini, queste cose. Noi tanti anni fa avevamo preso, sai, quei bambini che venivano da Chernobyl. Adesso sono anche in contatto con mio figlio, le fa vedere tutti questi filmati. Abita proprio a Chernobyl, abita a Kiev. E cosa vuoi che ti dica? Che fanno schifo. Fanno schifo? Non è normale questa cosa. Non siamo ancora usciti dalla pandemia, adesso incominciamo con la guerra, poi continuiamo. E dove andiamo a finire qua? No, mi dispiace, non è una cosa giusta. È una vergogna, proprio. Però noi non possiamo fare niente, sono loro che comandano. È un po' brutto il fatto, però penso che a noi non ci tocchi tanto. Cosa ne penso? Penso che Putin purtroppo è un fuori di testa, secondo me è pazzo, perché vuole avere sotto il suo controllo, non è così. Cioè la libertà per lui non esiste assolutamente, neanche con i suoi scagnozzi, niente. È un pazzo, fa paura, sì. Che è una grossa cretinata, non si poteva fare una cosa così, è una grande cretinata solo,
cioè gente che non capisce cosa vuol dire la, non so come spiegarmelo. Non si può fare una guerra per delle stupidaggini di così. Allora, vediamo un po', come sempre, no? Facciamo un po' una sintesi di tutto quello che hanno risposto le persone al mercato, che ringraziamo sempre. Allora, innanzitutto per quanto riguarda la bolletta di luce e gas, beh, molti hanno detto che non è così aumentata rispetto alle precedenti, quindi si vede che poi dipende anche ognuno dal piano tariffario che ha, insomma, dall'offerta che ha stipulato con l'azienda che fornisce l'energia. Per quanto riguarda poi il risparmio, beh, tutti cercano, alcuni insomma, per alcuni non è cambiato nulla, altri invece sì, cercano magari di risparmiare, no? Magari non tenendo accese tutte le luci, insomma alcuni hanno detto la loro. E poi per quanto riguarda invece il prezzo insomma, del carburante e del gas, e appunto il governo, non l'abbiamo detto, ha cercato delle nuove soluzioni, tutti ovviamente sperano che queste nuove soluzioni possano arrivare presto, che si possa trovare un piano B appunto a questa drammatica situazione, quindi non si possa più dipendere direttamente dalla Russia per quanto riguarda appunto il gas e il carburante. Poi per quanto riguarda il grano, beh, ovviamente tutti diciamo dicono di non aver, di non essere corsi al supermercato per andare a prendere, accaparrarsi la qualunque, ecco, perché non ritengono necessario e non, insomma, non pensano che si possa rimanere senza scorte. E in ultimo poi ovviamente per quanto riguarda la guerra, tutti ovviamente la definiscono una guerra inutile, una guerra che non era necessaria, ovviamente. E insomma, queste sono un po' le risposte. E appunto abbiamo parlato di guerra, abbiamo fatto un rapido accenno e bene, dobbiamo concludiamo sempre con una frase. Questa qui è la frase di Papa Francesco, che a proposito appunto della guerra dice: la guerra è un fallimento della politica e dell'umanità. Quindi riflettiamoci su questa frase. Bene, grazie per averci seguito come sempre e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!